Rapidamente, prima di passare, diciamo, di andare più da vicino a vedere che cosa hanno scritto i nostri due ospiti. Ci sono, la rivista è divisa in varie sezioni. Nella sezione dei saggi c'è una ricerca da parte di uno studioso e drammaturgo spagnolo, Pau Monterde, sulle possibili antenate di Azucena, del personaggio di Azucena nei romanzi di Walter Scott. C'è un saggio di Gianluigi Mattietti sul Rigoletto, sul rapporto tra i diversi personaggi e quello che sanno e che non sanno della storia. Mattietti sostiene che ognuno dei personaggi di Rigoletto sa soltanto qualcosa e lui chiama il suo saggio Inganni e diaframmi in Rigoletto. E poi c'è un saggio molto ampio di Roberto Calabretto, che è ormai il nostro maggior studioso del rapporto tra il cinema e la musica, di come il cinema italiano, a partire dall'epoca del muto, ha visto la figura di Giuseppe Verdi. Poi, ovviamente, quando è arrivato il sonoro è stato un diluvio, non c'è praticamente grande regista, a cominciare da Luchino Visconti con la scena iniziale di Senso per finire a Mario Martone in Noi Credevamo, che non si sia rivolto, passando per Marco Bellocchio, i Fratelli Taviani, Valerio Zurlini e tanti tanti altri, che non si sia rivolto alla musica di Verdi.